a tutti. Ciao a tutti, sono Autiri Puro, Fibre Italiane. In questo video parleremo del coronavirus. Ne stanno parlando tutti, tutti sono terrorizzati. Questo coronavirus ci ucciderà tutti. Non è vero. Sono venuto qui per portare un po' di chiarezza. Parleremo di un dissing che è avvenuto riguardante il coronavirus. Insomma, vi racconterò io che cosa penso di questo coronavirus. Mia madre è medico e, lavorando all'ospedale, ha delle direttive precise fornite dal professor... Aspettate che vi dico un attimo perché non mi ricordo il nome. Dal professor Matteo Bassetti, riferimento italiano per le malattie infettive. Vi riassumo in pratica tutto quello che ha detto, oltre a delle esperienze personali. Tutto questo accompagnato da un gameplay di qualità, di quelli che io non so fare. Ah, innanzitutto lasciate subito un mi piace se anche voi avete saltato scuola. E se non avete saltato scuola, lasciate un mi piace lo stesso, perché così supportate il canale. Dai raga, il nuovo algoritmo di YouTube prevede che il like venga messo all'inizio, quindi vi chiedo per favore, se volete aiutare il canale, iscrivetevi se ancora non siete iscritti alla Pura Fibra Italiana. E soprattutto lasciate un mi piace. E magari fatemi sapere voi cosa ne pensate del coronavirus e come vi state adoperando per proteggervi. Ma direi di partire con le cose profumate, col dissing, anzi no, il dissing per ultimo, il dissing per ultimo, il dissing lo lasciamo per dopo. Parliamo un po' di come mi comporto io con il coronavirus. Allora, io abito a Padova, Padova, comune del Veneto, 2 morti a Padova, chiaramente anziani. Questo virus purtroppo uccide per lo più gli anziani, no, purtroppo, per... non lo so, non so se è per purtroppo o per fortuna, ma uccide per lo più gli anziani o comunque le persone che hanno difficoltà respiratorie. Comunque il virus ha un tasso di mortalità bassissimo. Cosa significa ciò? Che le persone poche muoiono. Cioè, è un bene? È un... penso... è un bene? Quindi con 2 morti a Padova, comunque uno deve stare un attimo più attento, no? Deve proteggersi, deve fare qualcosa. Al che mia madre mi ha fornito una mascherina. Mia madre, che lavora in ospedale, che è medico, mi ha fornito una mascherina, che è una di quelle mascherine professionali. Tantissimi di voi mi chiedete dove si prendono. Queste sono mascherine professionali col filtro, quindi che non lasciano passare strane cose. Mascherina professionale costa parecchio, cioè teoricamente dovrebbe costare parecchio. Mi avete chiesto in tantissimi dove si può comprare. Sinceramente non ve lo so dire, perché la mascherina quella solita, quella diciamo da tatuatori, per farvi capire, eccetera eccetera, quella lì non serve a niente. Ma di questo ne parleremo dopo, dell'effettiva utilità della mascherina o no, ne parleremo dopo. Anche perché io ho fatto una storia dove dico: ragazzi, c'è il coronavirus, è inutile preoccuparsi, ma è importante proteggersi. Infatti, in questi casi, panicare non serve a niente, ragazzi. Non serve a niente, crea solo problemi inutili. Crea solo problemi inutili. La cosa migliore è informarsi e adoperarsi di conseguenza. Allora, io vi dico, proprio da mia madre medico, che ha ricevuto le indicazioni del professor Bossetti, chiunque esso sia, esperto italiano delle malattie infettive, quindi diciamo che sa il suo lavoro, sa cosa deve fare, cosa deve dire, cosa non deve dire. Le indicazioni sono queste: bisogna portare la maschera. Allora, alcuni di voi mi hanno detto: Octi, ma cosa stai dicendo? E i PDF dicono che la maschera è inutile, che la maschera va portata solo ed esclusivamente se si è entrati in contatto, se si sospetta di essere malati. Prima cosa, perché io ho fatto una storia dove appunto dicevo questo: portate la maschera, evitate i luoghi affollati. Cosa mi ha scritto l'informato? Crei disinformazione! La maschera va portata solo se si sospetta di essere malato! Questi sono i classici bimbetti che credono di saperne una in più di te, e allora loro devono intervenire dicendoti: disinformazione! Disinformazione! In realtà, vi spiego ragazzi, che purtroppo questo virus si può presentare anche in malattia, cioè in forma non visibile, ok? Vuol dire che voi potete avere la malattia senza averne i sintomi. Non so se è chiaro il concetto, cioè è come avere la febbre ma senza avere la febbre. È per farvi capire un attimo. Il discorso è che tu puoi avere il coronavirus ma senza avere problemi respiratori o senza avere tutti gli altri problemi collegati col coronavirus. Quindi, essendo che è una malattia asintomatica, si chiama, devi portarla lo stesso la maschera, perché magari ce l'hai e non lo sai, ok? Se abiti in un comune dove sai che vicino o comunque nella tua stessa città
ci sono stati casi, vuol dire che potresti averlo anche tu. Solo perché non ne hai gli effetti, ritieniti fortunato, ma non per questo ti tutela a non dover portare la maschera. Ora, parlando di maschere, quali maschere portare? Ce ne sono di due tipi: quella come la mia, professionale, e quella invece che non serve un po' a niente, che è quella, diciamo, da tatuatori. Qual è la differenza? Ve ne accorgete. Quella professionale deve per forza avere un filtro, quella non professionale non ha nulla, è proprio non professionale. Vabbè, quella non professionale non ha filtri né robe. È utile quella non professionale o no? Sì, ma solo se avete il virus. Se avete il virus e indossate quella maschera, vi aiuta a non condividere le particelle col virus agli altri, perché quando parlate, starnutite, eccetera, starnutite e parlate direttamente nella maschera e non all'esterno, il che previene il contagio, se soprattutto se la portate bene, agli altri. Tuttavia, solo le maschere professionali vi proteggono dal virus. Ora, che abbiate una maschera professionale o non, ragazzi, portatela, non vi costa niente, non vi costa niente, non vi costa niente, portatela, Dio. Portatela, fate come i Marine, i Marine la porta sempre lo stesso, cioè lei la porta sempre lo stesso, portatela anche voi, diamine. Poi come invece mi comporto io con i miei amici? Semplicemente, al posto di vederci in giro per bar, abbiamo deciso che per un periodo ci vedremo solo a casa nostra. Questo perché, essendo che a Padova è zona contagio, se non sbaglio 11 casi confermati, quindi di conseguenza l'unica cosa è per un periodo magari evitare il contatto con le persone quanto più possibile. Quindi abbiamo deciso, per non evitare di uscire tutti insieme, ci vediamo semplicemente a casa l'un l'altro. Sabato scorso abbiamo fatto un barbecue, magari questo sabato andremo una sera a vedere un film da uno di noi, magari la sera dopo staremo a giocare alla play a casa di qualcun altro e così via. Insomma, ci vediamo sempre a casa l'un l'altro. Fatevi portare dai vostri genitori, non so, vedete voi. Insomma, se volete uscire con gli amici, la cosa migliore è organizzarsi e uscire ogni settimana gli uni a casa degli altri, in modo da non andare in luoghi pubblici. Oppure io consiglio i parchi, perché comunque ai parchi generalmente la gente non ci va, soprattutto in queste situazioni di panico generale. E un'altra indicazione che vi do è: non correte all'ospedale. Se avete tosse, febbre, quelle robe lì, aspettate una settimana. Se dopo una settimana non vi è passata, chiamate il numero 1500, ok? Come l'anno della peste, 1500, chiamate quel numero lì che non sbaglierete. Il 1500 è il numero da chiamare in caso di sospetto coronavirus. Il problema di quelli che vanno in ospedale è che l'ospedale è il primo luogo dove si può essere contagiati. Quindi se voi sospettate di avere il coronavirus ma non lo avete, andate in ospedale e lì c'è qualcuno che ce l'ha e ve lo passa, è finita per voi. Infatti, andare in ospedale è la cosa più sbagliata che ci sia, e mia madre ve lo può confermare visto che è medico. Infatti, tutta la gente che spaventata va in ospedale poi viene segregata lì perché è a rischio contagio e perché probabilmente ha contratto il coronavirus andando lì. Quindi viene trattenuta e non viene più lasciata andare. Non conviene, non conviene. Poi, un'altra cosa. Per finire, direi di andare a parlare del dissing. Perché io lo so che voi siete qui a non vedere l'ora del dissing. Ma prima, commentate e lasciate un mi piace. E soprattutto, se volete, supportatemi nello shop col codice creatore. Supporta un creatore OTPFI per una tega lunga così. Via la corona e fuori la bagiollona. Tutta questa settimana io ho fatto una live chiamata una settimana di coronavirus. Siccome si sta a casa per una settimana grazie al coronavirus da scuola e comunque dai posti di lavoro quasi tutti e così via, diciamo che ho fatto una live chiamata, cioè ho fatto varie live chiamate una settimana di coronavirus. Una sera ho deciso insieme a Cap e a Zerbian di fare una live. Così abbiamo fatto una live chiamata tipo coronavirus qualcosa, una live col coronavirus, qualcosa del genere. Un po' per sdrammatizzare, un po' per, diciamo, scherzarci su e non essere lì che piangiamo nell'angolino. E uno youtuber perbenista, che non vi dirò chi è, ma tanto so che lo sapete, io cercherei di evitare di scriverlo nei commenti, ma comunque, vabbè. Non è per dissarlo, ma lui ha fatto invece lui un dissing, nel senso che ha fatto una storia con la foto di un video di Diego Abusivo e ha fatto una storia con la live di Captain Blazer e fa: io non capisco come si possa ridere e scherzare, ci sono persone che soffrono e che muoiono e la gente scherza su queste cose. E qua io vorrei prima di tutto dire:
ma se devi fare il perbenista, faccio queste live da 3 giorni. Perché non mi hai mai messo nelle storie? Semplice, certo. Perché io ho meno follower di te e tu non lo fai per una questione di perbenismo, per una questione di rispetto. Tu lo fai per una questione di followers, di followers, di followers. Perché altrimenti avresti fatto anche me, perché era 3 giorni che facevo queste live. E siccome sono uno dei pochi che fa le live di pomeriggio, era facile trovarmi in home page. E io sono sicuro che tu mi hai visto, ma sono anche sicuro, caro il mio youtuber dissatore, che a te non conveniva fare le storie con me. Conviene farle con Cap, conviene farle con Diego, che hanno più follower di te e quindi più visual di te e quindi potrebbero darti dei follower. Ora quindi mi difendo da queste cose. Cioè, mettiamo caso che lui avesse fatto le cose per rispetto delle vittime e non per guadagnare qualche follower. Facciamo finta che sia così. Se avesse voluto farlo per il bene dell'umanità, avrebbe anche dissato me, cosa che non ha fatto. Ha dissato, guarda caso, solo quelli con più followers. Me non l'ha fatto. Che strano, che strano. Mettiamo caso che lui invece sia semplicemente dimenticato, che non abbia visto le mie live. Come mi difendo da questo? Ragazzi, bisogna riderci su e scherzarci su. Io ho capito che ci sono persone che soffrono, però per evitare di causare panico generale, per evitare di causare ancora più preoccupazione e sconforto di quanto già ce ne sia, secondo me a volte bisogna semplicemente riderci su. Ed è per questo che i clown vanno in ospedale a ridere. Anche perché noi non abbiamo scherzato delle vittime del coronavirus, abbiamo scherzato del coronavirus. Io porto una corona apposta per prendere per il culo il coronavirus. Non abbiamo mai riso di neanche una vittima del coronavirus. Mai.